Sì. Grazie, eh, buonasera a tutti. I speak in Italian, but the slides are in English, so our colleague, uh, foreign colleague, can uh, follow the, the talk better. Eh, sì, eh, io farò, come è stato anticipato, un po' l'equivalente del professor uh, Mobilio. Però il mio intervento sarà leggermente differente perché anche il materiale è organizzato in maniera. Di è un po' diversa quindi più che entrare proprio eh, nella piattaforma a vederlo anche perché abbiamo 50 problemi quindi non, fare una scelta a volte diventa difficile vorrei invece soffermarmi sulla struttura soprattutto del corso e, e sulla metodologia adottata e ci tengo a dire che questo tipo di struttura sicuramente eh, si può prestare anche per un corso universitario, perché intanto eh, bisogna pensare che spesso la matematica viene insegnata a studenti non di matematica, in corsi di laurea professionalizzanti, eh, dove eh, spesso il problem posing and solving è molto utile come competenza perché utilizzano la matematica in altre discipline. Beh, intanto eh, l'open online eh, course si chiama Mathematical Modeling. Hanno lavorato moltissime persone e già ho realizzato che ne ho dimenticati diverse, per esempio la professoressa Anna Brancaccio che ha curato tutta la, la parte eh, in prima persona sulla metodologia del problem solving. In realtà volevo dire che si è occupato molto il nodo di Torino, l'università di Torino, eh, ma in sinergia con eh, gli altri nodi, tutti il ministero, in particolare la Chalmers University, eh, Carlo Anti, e i materiali sono stati. Stati sperimentati, oltre che nel Carlo Anti, anche nelle altre due scuole che fanno, sono padne nel progetto, che ne sono la Radnoti School di Pex, Ungheria, e il St. Thomas Gymnasium di eh, Wittenhausen, giusto? Wittenhausen. Esatto, l'ho detto bene, questa volta in Germania. Allora, come è stato preparato il corso? Beh, eh, molto velocemente dopo una eh, diciamo, condivisione di eh, pratiche è stata fatta ovviamente una scelta di, anche qui per forza, di argomenti in realtà la matematica è stata suddivisa, cioè gli argomenti affrontati nella, eh, nella disciplina matematica nella scuola superiore eh, premetto subito che i sistemi scolastici nei vari, nei vari stati in Europa sono molto diversi, quindi abbiamo dovuto anche prima cercare di sintonizzarsi su questo. Eh, allora abbiamo cercato di seguire, ad esempio, l'Ox e Pisa per quanto riguarda la suddivisione degli argomenti. Eh, nel la realizzazione è stata quasi molto opera del nodo di Torino, però c'è stato un grande supporto nella rilettura di materiali che non è ovviamente ancora terminata ed è stato molto utile avere spesso dei suggerimenti, soprattutto su problemi, per esempio presentati e letti in contesti in nazionalità diverse in maniera differente. Per esempio, noi avevamo proposto un problema che consentiva, per esempio, l'introduzione anche di equazioni differenziali già negli ultimi anni in una scuola eh, superiore andando a calcolare il tasso ehm, eh, di alcol presente nel sangue dopo aver bevuto una certa quantità di birra o di vino, visto che in Italia ci sono delle soglie, che non vanno superate per potersi mettere alla guida. Poi ci siamo immediatamente resi conto, grazie anche ai suggerimenti dei partner, che in certi stati la soglia è zero, quindi il problema era forse da rimodulare o da ripensare, queste e altre cose del genere. È stata molto utile l'esperienza del progetto nazionale Problem Posing and Solving perché ovviamente eh, anche molti problemi presentati sono stati, eh, pre, almeno l'idea o lo spunto, da problemi che erano già, diciamo, diciamo almeno l'idea eh, o lo spunto, già partivano nella scuola, quindi non erano inventati da noi, ma anzi questo rafforzava problemi eh, già testati. Sono tutti problemi contestualizzati, quindi consente ovviamente questo al, doc al docente di eh, non presentare una, eh, una disciplina come la matematica slegata dalla realtà, questo non vuol dire che viene meno il momento formale ovviamente, e dalla parte dello studente ovviamente fa capire che anche a quelli che magari la matematica come disciplina può risultare meno interessante eh, o meno facile, eh, l'utilità. Eh, il corso, come è stato detto, quando sarà aperto eh, il 24 di novembre sarà aperto nel senso che tutti i docenti, io ho scritto lì, eh, insegnanti della scuola eh, superiore europea in realtà è aperto, tutti gli insegnanti di tutto il mondo e anche insegnanti di eh, scuole, ad esempio in Italia, di secondaria di primo grado, so che in sala c'è qualche docente, può, eh, chiunque può entrare dentro e può ovviamente cercare di trarne beneficio per eh, la propria didattica. Ovvio... In inglese, no? sì, ma tutto il corso, tutto il materiale ovviamente in inglese. Questo vuol dire per esempio in Italia dove c'è una, una forte spinta ad adottare una, almeno alcuni moduli della, durante l'anno scolastico, l'anno accademico in inglese, facilita anche perché uno trova dei materiali che chiaramente poi adatterà alla classe, ehm, però già pronti in inglese. Eh, ovviamente potrebbe, i beneficiari potrebbero essere anche i docenti, eh, non solo quelli in servizio, che chiaramente vogliono, e eh, abbiamo visto anche dai questionari abbiamo sottoposto all'inizio, vogliono e desiderano aggiornarsi, quindi avere occasioni anche di materiale, di confronto con altri docenti, ma anche proprio per eh, diciamo, i futuri docenti, le persone cioè appena laureate che poi seguiranno dai TFA. Se partiranno comunque dei percorsi che porteranno all'insegnamento. Eh, il problema quando viene è stato posto viene, non viene pensato per una particolare classe. Quindi spesso sono problemi magari molto articolati, molto lunghi. Questo consente comunque al docente di fare una scelta, selezionare magari solo una parte del problema, semplificarlo viene, ciascun cioè, problema viene cercato, eh, pensato eh, in maniera completa, vuol dire anche eventualmente con generalizzazioni ma questo perché se uno sceglie un'ultima classe può avere già più, può conservarne una gran parte allora ehm, quindi ovviamente gli obiettivi sono quelli di un aggiornamento un altro obiettivo se un insegnante vuole sperimentare nuove metodologie digitali soprattutto e un ultimo obiettivo importante abbiamo pensato che fosse quello di mettere a disposizione un ampio repository di materiale quindi vuol dire che il docente quando eh, si scriverà potrà ovviamente sarà invitato a leggere l'introduzione ma poi potrà veramente decidere di seguire un percorso completo, di andare a aprirsi un solo modulo che può interessare, potrà dentro il modulo vedersi tutto oppure andare a, esclusivamente, andare a prendere e scaricarsi una risorsa. Questo è importante perché è veramente il docente può decidere liberamente in base al tempo, in base all'interesse, l'utilizzo da farne. Come vedete lì al fine c'è un cost evaluation, noi ovviamente chiediamo agli utenti, poi ne parlo ancora dopo, di darci dei suggerimenti perché per noi è importante soprattutto poi avere dei feedback per capire anche come può essere migliorato. Il progetto finisce, avete sentito che è durato meno di due anni, quindi aver già... Eh, realizzare due corsi di questo genere ha richiesto a tutti i partner un grosso sforzo, ma questo non significa, soprattutto anche per l'Università di Torino, eh, aprire uno spazio libero e abbandonarlo. Al contrario, proprio è nostro interesse dichiarato raccogliere tutti i feedback dei docenti e cercare di eh, migliorarlo e mantenere in vita questa piattaforma che sarà aperta. Allora, ehm, come dicevo prima, questo, il corso può essere eh, veramente organizzato in maniera indipendente. E nella colonna di destra c'è una parte, tanto per, avere, per capire un pochino meglio la struttura, nel, eh, vedete che c'è una parte dedicata alla metodologia del problem posing and solving, PPS Methodology. Poi nella parte dove ci sono quelle sigle, in realtà è una parte di self-training. Cosa significa? Che il docente trova una parte dove può eh, forma, autoformarsi su che cosa? Su intanto come si può utilizzare una piattaforma eh, cioè, di learning, un ambiente virtuale di apprendimento. Nel nostro caso è Moodle, perché. E, essendo open e soprattutto abbiamo visto che è utilizzata in molte scuole non solo in Italia ma anche in Europa quindi il docente con, attraverso materiali multimediali può anche piccole, piccoli video attraverso delle, delle dei, anche dei documenti che possono facilmente scaricabili anche in formato PDF se non vuole rimanere collegato a leggerli, può imparare a utilizzare una, un ambiente virtuale di apprendimento. Quindi attenzione, eh, imparare a utilizzarlo non significa caricare un file. Eh, o, o renderlo visibile, ma significa anche imparare a organizzare il lavoro con una classe, una piattaforma. Quindi significa gestire dei forum, significa gestire dei lavori di gruppo, significa gestire delle consegne, far lavorare soprattutto in gruppo gli studenti. Questo è, ovviamente fa la differenza, perché se io scambio una piattaforma o un sito qualunque dove io carico del materiale, ovviamente questo non è l'obiettivo. E quella sigla ACE invece è un'altra parte di self-training dove il docente impara a utilizzare un ambiente di calcolo evoluto. La scelta condivisa con i partner è stata fatta sull'ambiente di calcolo evoluto Maple perché? Beh, perché intanto eh, noi, diciamo comunità italiana, dico i nodi italiani anche il ministero attraverso i progetti nazionali ha, ehm, ha fatto in modo che in questi ultimi quattro anni tutte le, tutti i docenti, tutte le scuole che volessero utilizzarlo hanno potuto farlo e possono continuare a farlo in modo molto semplice Tut, qua, molti laboratori di scuole sono stati attrezzati ovviamente, dico, quindi in quel caso c'è la possibilità di imparare questo con costi molto ridotti. Con costi ridottissimi, però non siamo l'unico paese, ci sono altri paesi come ad esempio anche la Danimarca che non, non è un paese partner del nostro progetto, ma sono, loro addirittura forse con costi ancora più ridotti perché sono partiti molto tempo fa, possono assolutamente averlo e utilizzarlo anche sui docenti sul proprio computer personale. Quindi ci tengo a precisare che quando un docente entra, se decide di utilizzare questo ambiente di calcolo evoluto che è il sistema più avanzato, per imparare a insegnare la matematica oggi può, deve ovviamente procurarselo e poi può imparare qui a utilizzarlo se però decide di non utilizzarlo tutto il materiale che trova nel corso è interattivo non ha bisogno di avere eh, questo programma sul proprio computer e può scaricare tutti i materiali che trova nell'open online course in formato PDF e utilizzarli ovviamente con alt qualunque altro programma che lui interessa utilizzare. Questo è molto importante perché noi stiamo lavorando su contenuti e su metodologie, poi aggiungiamo anche strumenti. Quella, invece quell'altra terza parte AAS vuol dire la parte di self-training legata a un sistema di valutazione automatica. E noi usiamo in questo caso il sistema Maple TA, Test and Assessment, perché... Sempre abbiamo portato la nostra grossa esperienza nel PPS, però ripeto, in questo campo devo dire che l'Università di Chalmers e l'Università di Delft ci hanno insegnato moltissimo, dico come Università di Torino prima di tutto, perché noi se in questo eh, ultimo anno siamo passati a somministrare tanti test, ad esempio tutti, eh, una parte di TARM con eh, valutazione automatica, le nostre compagne europee università dove hanno aule da 500-800... Posti, cose che quando ho visto sono rimasta veramente senza parole, loro utilizzano questi sistemi di valutazione già prima di noi o forse come noi ma hanno investito molto di più rispetto a noi, forse noi prima, però loro hanno fatto una politica di investimento maggiore. Quindi poi, dopo, dopo queste dunque due grosse parti sulla metodologia e sul self-training, c'è la parte del, del materiale. I 50 problemi sono stati organizzati in quantità, spazio e forma, ehm, relazioni cambiamento e diciamo, la parte di calcolo di probabilità e statistica. Questi sono i quattro topics, abbiamo scelto e condiviso con i partner anche perché nei, insomma, rispondeva di più alle varie. Nelle, diciamo all'organizzazione nelle varie scuole che eh, fanno parte del progetto e la, nella colonna di sinistra vedete come è organizzato il corso, abbiamo scelto quella che si chiama la modalità grid perché è un po' più vivace, abbiamo visto che piace di più eh, non è sicuro che rimanga tutto quel rosa, quindi per ora come avete visto quando ho postato il mobiglio aperto sono dei sample course ovviamente, poi eh, a parte un po' di grafica ma l'idea è di conservare questo eh, questo l'ho già detto tutto perché l'ho commentato, però ecco, una cosa interessante è che abbiamo. Allora, Moodle permette di fare tante cose. Noi, eh, questi open online core sono su una piattaforma Moodle, okay? Un'istanza. Eh, in, dedicata al progetto o meglio alla fase post progetto e abbiamo pensato perché non aiutare anche il docente che de decide liberamente di seguire questo corso e come per esempio quello che è eh, introdurre il sistema di badge eh, do, per il docente perché così quando il docente supera o termina una parte in maniera corretta riceve automaticamente il badge questo è anche un modo per sperimentarlo e poi utilizzarlo utilizzarlo un domani eh, con i propri studenti. Il sistema badge dico semplicemente che consente fare della certificazione interessante se uno impara a utilizzarlo proprio in questo periodo dove l'apprendimento informale sta prendendo sempre più spazio accanto a quello formale e dove quindi una certificazione riconosciuta dico da scuole, da università e da aziende o enti esterni diventa sempre più importante. Quindi adesso non è detto che questo mi ricorda un po' i crest militari, ma deve essere il fatto che insegno anche agli studenti di scienze strategiche, ma non so se la forma rimanga eh, questa o saranno dei rettangolini, ma l'idea di introdurre dei badge. Ecco, poi eh, questo self-pacing sta a significare come io mi organizzo il corso. Okay? Allora, abbiamo pensato di supportarlo, lo vedete con questa, quella barretta. Ehm, Blu è semplicemente se io docente invece di andare a tingere qualcosa decido di seguire il corso, anche perché un domani il Ministero stesso potrebbe decidere di eh, eh, riconoscere a chi frequenta tutto questo corso con successo eventualmente, perché no, io la lancio lì con un esame in presenza alla fine, riconoscere proprio una parte di formazione. Eh, eh, non dimentichiamoci che il, uno dei partner principali è il Ministero della Pubblica Istruzione. Allora, chi decide di frequentarlo in maniera completa vede anche, c'è quella la barretta è blu e poi c'è il piccolo verde che inizia, uno vede dove sta andando avanti, cioè i progressi che sta facendo, anche perché ogni modulo poi prevede un, un test di autovalutazione di quello che l'insegnante ha preso. Quindi per andare avanti bisogna anche superare quella parte. La piattaforma degli Open Online Course per quello di matematica quindi è integrata con, ehm, una, come ho detto prima con un ambiente di calcolo evoluto sia che poi il docente lo voglia acquistare e poi utilizzarlo nella didattica ma noi l'abbiamo proprio utilizzato per, per, per la preparazione dei vari problemi. Per quale motivo? Perché se vedete lì, quello è un esempio di problema, quello è l'esempio credo del radar, cioè di individuare qual è, la, qual è la regione che un radar può andare a monitorare nel caso ad esempio si debba monitorare una regione di mare e, e un avere a disposizione un ambiente di calcolo evoluto consente di avere delle componenti interattive io cambio semplicemente i dati posso fare intanto delle stime iniziali mie vedere se sono giusto o completamente sbagliate e, o comunque vedere cosa succede invece una volta trovata una soluzione corretta cosa cambia se ho dei dati differenti quindi consente anche al docente e poi un secondo momento allo studente di eh, capire meglio il problema. Ehm, voglio dire che tutto il, tutti i, i due open online courses, eh, a volte parlerò anche, per, ma siamo già in accordo così, per il corso eh, di scienze fisica perché l'istanza Moodle è la medesima ovviamente, abbiamo eh, adottato come fonte il font Easy Reading, reso che c'è stato, ehm, infatti ringrazio, l'azienda che è torinese, ci è stata data la possibilità di utilizzarlo gratuitamente, è un font ad alta leggibilità molto adatto soprattutto per, chi, per dislessici o chi, per ipovedenti. E poi eh, di tutte, ogni problema, i 50 problemi che sono eh, sistemati nei quattro topic sono tutti affiancati da una verifica, una verifica con eh, valutazione automatica preparata con Maple TA. Se il docente decide di adottare, ti ha il vantaggio che può preparare delle domande, questo è il, diciamo, il bello, cioè preparare delle domande non solo a risposta chiuse, quindi a scelta multipla, ma delle risposte che consentano l'inserimento di grafici o di formule, formule che possono essere scritte in infiniti modi differenti, ma il sistema è capace a riconoscere l'esattezza indipendentemente dalla formulazione. Questo ovviamente fa fare un salto di qualità e norme nell'autovalutazione del docente perché nel corso lui dovrà proprio rispondere al termine di ogni modulo. E sarà obbligato a rispondere a un test di Maple TA, però anche poi a utilizzarlo. Come vedete poi una volta risposto il docente vedrà, avrà la possibilità, esattamente come potrà poi fare con i suoi studenti, di vedere se le risposte date sono esatte o sbagliate e nel caso di risposte sbagliate trovare la risposta esatta con eventualmente dei suggerimenti e dei feedback. E qui ci sono altri esempi di materiali, ma io non entro. Voi vedete solo le icone, quelle fatte un po' a forma di acero sono i problemi, quelle con l'icona al quadratino blu con la V rossa sono ehm, le, gli assignment. Sono tutti esempi, insomma. Adesso non andrei. Eccomi. La valutazione è fatta al termine di ogni modulo, questo che que dico è esattamente avvierrà in maniera identica anche per il corso per scienze fisiche, cioè, cioè al termine di ogni modulo il docente sarà invitato a intanto fare a rispondere a un test preparato come i poltiani, nel caso di fisica fosse con Moodle perché ovviamente è differente il tipo di, di contenuto, in cui valuta quanto ha preso in quel modo. Poi in ogni modulo invece noi chiediamo al docente di eh, rispondere a un questionario per valutare se secondo lui quel modulo gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi dichiarati. Quindi questo è altrettanto interessante ed è molto utile anche per noi per capire se i materiali resi a disposizione che sono stati testati, ma ovviamente in un gruppo, eh, siamo in un progetto europeo quindi limitato, Vanno bene e funzionano. Al termine, invece, soprattutto per chi non ha solo attinto qualche risorsa, ma almeno ha seguito un modulo intero, chiediamo invece dei suggerimenti proprio ehm, per migliorarlo, o eh, per eh, insomma, commenti e suggerimenti per migliorarlo, cambiarlo, aggiungere, magari anche in base alla propria esperienza. Come si raggiungerà? Allora, ehm, a da partire dal 24 di novembre ci sarà un sito dedicato, è quello l'indirizzo, comunque non è detto che ad, al, al momento è questo, dove ci sarà, un, sarà il website del progetto, dove racconterà il progetto, ci saranno tutti gli output, non solo gli open online course, dove vedete la freccia, lì ci sarà invece la possibilità, sì, si collegherà alla piattaforma che conterrà i due open online courses. Questo è, stiamo, grazie soprattutto anche al Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, stiamo, i MOOC avranno prima adesso un, la forma attuale che stiamo studiando, è quella che vedete lì, cioè ci saranno dei banner anche per rendere un pochino più accattivante la presentazione. È tutto fatto con Moodle, eh? io dico a volte agli docenti che Moodle può essere, se uno sa un pochino eh, presentarlo meglio diventa molto carino. No? E, e poi ci sono i due, due corsi, adesso vedete il titolo tagliato ma perché abbiamo preparato la slide per oggi. Come entreranno i docenti nei due corsi? Allora, l'ingresso sarà un ingresso di tipo social. Cioè, attraverso ad esempio, qui abbiamo messo attraverso una semplice mail Google uno può entrare. Quando entrerà, noi chiederemo qualche informazione in più per tenere traccia dei docenti, della nazionalità, del tipo di scuola, di quale disciplina insegnano, quindi anche per avere diciamo, un riscontro di chi l'ha utilizzato, quanti. Ovviamente, a fronte di questa richiesta, chiederemo di eh, consentire il fatto che noi registriamo queste. Poche informazioni, dopodiché il docente quindi con i suoi credenziali del social non deve crearsene altro, e può entrare e uscire. Quando a piacere per seguirlo tutto, per farne in parte e così via. Cercheremo ovviamente di rispettare tutte le norme che ci sono sulla privacy, come l'abbiamo fatto in altre occasioni. Qui non c'è solo la, il rispettare le regole italiane, ma le norme europee. E come è stato detto prima, ci auguriamo che il 24 sia possibile aprire tutto. Grazie. Grazie, Nadina. Eh... Abbiamo apprezzato le due diversità, che sono ancora qui tutto sommato, le diversità di approccio dovuto anche proprio a una configurazione eh, differente che perlomeno nel nostro paese eh, è viva. Per quanto riguarda la matematica una cosa da sottolineare è eh, il fatto che eh, ci saranno, la, lo ha già detto la professoressa Marchisio, ma io volevo sottolinearlo un'altra volta, eh, ci saranno due possibilità di accedere a questi open online courses di matematica, una eh, interattiva, completamente interattiva e un'altra anche invece in una forma non interattiva, il che consentirà in base anche alle scelte che sappiamo spesso i docenti hanno, secondo il loro vissuto, anche se spesso nei confronti di, di determinate scelte, quali quelle appunto di un ambiente di calcolo evoluto, bisogna anche dire che è vero. L'impatto con un ambiente di calcolo evoluto spesso è più complesso, un pochino più richiede diciamo, un investimento maggiore, ma questo è un, è un principio dell'informatica. Nell'informatica si investe sempre all'inizio. Il guadagno si ha poi nella generalizzazione, il guadagno si ha nell'utilizzo, si ha successivamente: È ovvio che all'inizio c'è sempre uno sforzo in più da fare.